Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo primissimo gameplay di Days Gone. Direi di iniziare a normale. Bene, bene. Allora ragazzi, direi di fare un paio di episodi. Se ci garba lo continuiamo insieme. Farò tipo un episodio da 30 minuti, via. Oh, ragazzi, giocherò un po' male perché mi sono affettato un po' il pastrello cucinando e niente. Ho sanguinato come un maiale. Attenzione, Days Gone è un gioco ambientato in un'epoca apocalittica, dove i zombie hanno preso il sopravvento. Non so bene la storia, però. La mamma abbia perforato un rene. Rischia la sentice mia. Come va, sorellina? Sono stata stupida. C'era questa bambina piccola, una cazzo di bambina piccola. Con un coltello. Su, aiutami. Forza! Dai, andiamo. Merda. Altro branco. Stiamo qui, è finita. Dobbiamo salire sul tetto e fermare un elicottero. Aspetta, ci serve aiuto, è ferita. Che è successo? Non è una di quelle cose là fuori, è una coltellata. Qui siamo pieni. Ok, ascolta, O'Brien, se non la portiamo subito in ospedale, morirà di sicuro. Non ci sono più ospedali. Ce ne sono, avete dottori, infermieri, è un'unità mesh. Senti, io sono solo un dottorando, ok? Sono un volontario, non dovrei neanche... O'Brien! Va bene, merda. Ho posto solo per due, ok? Due. Che vorresti dire solo per Siamo due? Siamo oltre il carico massimo, posso prendere solo due persone. Okay. Forza, aiutami, dai. Ehi, tesoro, è tutto ok? Andrà tutto bene. Faccio io. Ehi, torno prima di subito. Attenzione, scena tragica, lascia. Ok, Boozer, andiamo, dobbiamo salire. Saliamo sull'elicottero. C'è posto solo per due in quel coso. Vai. Va con lei. Me la caverò. Ne ho viste di peggio, lo sai. Vero? Sì, anch'io. Abbandoniamo il nostro amico, no. Dove andate? Cosa? Dove? Dove? Campo profughi, a ovest del Drifinger Jack. Boozer non ce la farà mai senza di me. Sono dal cuore buono per rimanere insieme al suo amico durante un'apocalisse zombie. Insomma, diciamo che ha del coraggio da vendere. Ragazzi, non so nulla di Days Gone, quindi non so neanche come si chiama il personaggio principale, non ho la minima idea. Quell'anello super figo, beh, fighissimo. Che cos'è? Un teschio di qualcosa? 2 anni dopo, attenzione, sono sopravvissuti. Vediamo cosa è successo. Due sono più.
perso. Non sarà lontano. Aspetta, spegni il motore. Merda, evviva! Alvarez! Alvarez, ehi! Ehi, Alvarez! Che è successo qui? Dimmi, chi è stato? Erano i ripugnanti? Ci sono diverse categorie di zombie, forse. È stato lui! Attenzione, forse uno dei loro, eh? Dannato Leon. Leon. Eccolo, no? Lui? Sarà lui, no? Boh. Ci fanno giocare in questo gioco, guardiamo solo. Porca era. Ok. Oh shit, non so guidare per nulla. R2, ok. Allora, mappe. Le mosse abilità e meno storyline. Ok, si fa tutto con il touch. Ha delle munizioni, dai, non possono essere molte. A momenti finisco nelle frasche, raga. Oddio, è inguidabile. Si vede che non si guida nella moto. Ragazzi, il problema è che io non so neanche qual è il freno, perché il problema è che se mi devo fermare vado a diritto. Questo è il problema di videogioco, che a volte si non so qual è il freno. Per questo non faccio giochi di auto. Oh, ok, meno male non è tirato bene. Oddio. Raga, è difficile. Oh, madonna. Non so guidare. Cos'è successo? Io non ho fatto nulla. Oddio, inguidabilissimo. Ah, scusate ragazzi, sono in questo touchpad. Per via che... non spero. L'hai preso? Appena tocchi qui ti rompono tutti questi. Ehi, fermo, fermo! Ha posato la bomba! Come ci si ferma? Ragazzi, scusate se tocco spesso il touchpad, però sto giocando col palmo della mano. Attenzione, ti spara subito. Ha bucato la moto? Come vedete, sta dietro. Attacco frontale. Si è nascosto. È andato di là. Forza. Segui le tracce. Dove cazzo va? Qui non c'è niente tranne un branco di furiosi. Forse mi sbagliavo riguardo al suo accordo con Copland. No, è da molto che Leon vende rifustiva a Copland. Finalmente l'ho preso. Oh. Ragazzi. Ehi, ehi, aspetta un minuto. C'è un indizio. Merda. D'accordo, vediamo. Aspetta, 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 ok. Giù di qua. Scappato di là, ok. Sono tracce fresche. Comunque, dove hai imparato a leggere le tracce? Da ragazzo andavo a caccia di uopiti col mio vecchio. Si finiva sempre per pedinarli per chilometri. Oh, porca vacca! Stai giù! Porco idea, porco! Che spavento, raga, io questi giochi qua non li posso giocare. A parte che mi fanno paura gli zombie, urlo come una checca. Ma poi i jumpscare, queste cose qua mi fanno cagare addosso. Sì, ma raga, io vorrei anche giocare. Tutto ok, fratello? Sì, sono un graffio. Il figlio di puttana non c'entrerebbe un elefante. Che bastardo.
Sto bene, Boozer. Deve essere sceso di qua, verso le cascate. Sta perdendo molto sangue. Non andrà lontano. Forza! Ah, si va di qui? Pensavo, scusa. Quanti zombie, ragazzi. Perché esiscila? Il dissanguamento è una morte orribile, lenta, e fa molto male, ma credo che tu lo sappia. Respirava ancora quando siamo arrivati, stronzo! Non volevo sprecare proiettili, non con lei. Aspetta, aspetta, allora. Dov'è il carico, Leon? Se ce lo direi, non faremo come te, ti concederemo una morte rapida. Comunque non soffrirai per molto. Leon, mi sa che sei proprio nei guai, vedi? Possono affidare il tuo sangue. Ne sentono l'odore da laggiù. Secondo te che si prova? A essere squartati, mangiati vivi. Tra poco lo scoprirà. Vaffanculo. Addio, Leon. No, aspetta! Va bene, va bene. No, 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 no. Ce l'ho qui. Ecco, tieni. Dove? È nel cimitero. È nel vecchio cimitero. Grazie. No, hai detto... Fallo. Non lasciarmi qui, ti prego. Fallo. Mi fate scegliere? Fallo. Bugiardo di merda! Fallo. No, devo decidere io, devo lasciare gli zombie. Sono molto sadico nei giochi. Tac vorrà una prova per la taglia. È stata la scelta giusta, fratello. Nessuno merita di essere lasciato ai furiosi. Nemmeno i pezzi di merda come Leon. Chi cerca trova. Ho ottenuto un trofeo, raga. Ok. Come vedete è crollato un po' di roba. Oh. Aspetta, voglio cercare in questo accampamento. Magari trovo qualcosa per sistemare la ferita. Non può dirlo. Oh, lì c'è qualcosa. Posso ricavarne qualcosa? C'è qualcos'altro di vicino? Vediamo. L1. Kitte di sopravvivenza. Scusate. Ah, ok. Devo usare i due dorsali. Scusate. E mo come lo... Ah, ok, così. Questo dovrebbe andare. Bene, sì, per il momento mi abbraccio e salvo. Ok. Pensavo uscissimo a caccia stanotte per portare tagli a Tucker. No, se continua a piovere così. Senti, amico, ci servono crediti. Dobbiamo accumulare scorte. Ok, d'accordo. Ma non resteremo in giro tutta notte. Gesù, devo rimettermi in forma. Premi per raccogliere... Vedo se recupero qualcosa dalla moto di Leon. Era più accurato. Figlio di puttana. Ho il tubo del carburante che si è pisciato addosso. Benzina. Leon, sì, ha preso la pompa della benzina. Mi salva niente dalla sua moto. Ah, è andata. Senti, adesso torniamo al Monte O'Leary. Domattina troviamo dei ricambi e veniamo a prendere la moto. Ah, ok, se la lasciamo imboscata qua. Crazy Wheels. No, forse ho un'idea migliore. Facciamo un po' di spesa già che ci siamo. Cosa? Il Crazy Willy non è distante. Andiamo in quella direzione. Cosa hai in mente? Saremmo comunque usciti a caccia stanotte. Il Crazy Willy è una meta come un'altra. Ok, ci sto. Attenzione ragazzi, cazzutissimi nostri personaggi non ci vuole. Se non ancora capito i nomi. Che cosa ti ha dato io? Che sia una mappa. Quando avrò recuperato la moto andremo al cimitero a dare un'occhiata.
Sì, ok. Io non ho ancora utilizzato un'arma, se non lo spiego. Domani prendiamo i farmaci, li portiamo a Tucker e incassiamo la taglia su Leon. Poi direi di partire verso nord. E a nord ti aspetti che sia diverso? Non importa, non può farci male levare le tende da qui. Aspetta, la strada è bloccata! Occhio! No, ho visto una scena simile l'altro giorno. Un gruppo di ripugnanti aveva ostruito il passaggio con un camion. Aiutami a spostarlo. Pronto? Sì. Spingi! Quello dentro è vivo, raga. Io mi cago addosso se... se fa qualcosa. Porca madonna! Mi sono cagato addosso, porca... Madonna... Lascia! R2 per attaccare a me, schiacca. R2 quindi è di qua. Col coltello di cattivissimo. R1 effetto. Ah, ma è tipo quick time event. Siamo quasi arrivati. Quindi? Si sale sulla moto? Che è sta roba? Ah, perché forse non la posso guidare io. Meccanico non ci salgo sulla moto, ok. Madonna, che mi sono cagato addosso, io non li posso giocare sti giochi, ragazzi. Mi prende la cacarella. Ragazzi, se iniziano a inseguirmi i zombie urlo, ma urlo proprio. Stiamo avvicinando al vecchio presidio della Nero. Ci siamo quasi! Madonna, dobbiamo proprio andare. Madonna, che voce. Merda, come facciamo? Restami il fucile, vado avanti io. Mi sono ancora ben integrato con i tasti, ragazzi. Manca 12 minuti alla fine dell'episodio. Pare che il presidio gli sia stato di grande aiuto. Ah, da morire, letteralmente. Preferirai finire sepolto con i pionieri. Già. Ah, merda, eccoli. Che branco di idioti dal primo all'ultimo. Cosa speravano di ottenere? Ehi, federali, perché non ci sediamo e aspettiamo che arrivi l'orda e ci ammazzi? Deve essere orribile crepare intrappolati in questo modo. Lo senti? Oddio. Là. Forza, andiamo. Ehi, aspetta. Quante molotov ti sono rimaste? Lo sistemeremo, lascia stare. Sì. Lascia stare un cazzo. Che stronzo. Speri ci sia qualcuno. Secondo me ci arriva una fracca di zombie. Sei stato accontentato. Ci arrivano una fracca di zombie addosso. Ok. Quanti colpi abbiamo? Non sei mai sicuri, my friend. Mi romperai il fucile. Sì. Ok. Questa qui si vede che è proprio una americanata. Oddio, che mi ha preso un crampo. Tornare libero. Di cosa stai parlando? Di quel cazzo di campo pro. Fai così solo quando inizi a pensare di tornarci. Come mi sto comportando? Non è colpa tua se lei è morta. Smettila. Se fossi salvato male per te, l'unica differenza è che saresti morto anche tu. Come? Oh! Ammazzalo! Nostra taglia.
Perché non potevo far corpo a corpo io? Scusate. Come si... Ah, ok. Ok. Cosa c'è qui? È un po' difficile, ragazzi, da capire. Sì, rottami. Ok, magari qualcosa per la morte riusciamo a prendere. Qui una moto non passerà mai. Prova con quel tunnel di servizio, forse puoi aprire un passaggio dall'altra parte. Ok, tieni puntato il fanale in quella direzione. Medicine. Attenzione. Me le creo di già, aspettate. Come si faceva? Ok. Coltello. Non mi fa prendere il coltello, come mai? Porca madonna. Eccoci, io lo stavo premendo il tasto, ma che cosa è successo? Gesù. Ragazzi, i quick time event non li so fa, non li so fa. Io prima che imparo ho perso 300 ore. Mai. Prova con quel tunnel di servizio, forse puoi aprire un passaggio dall'altra parte. Ok, okay, tieni puntato il fanale in quella direzione. Allora. Potrebbe servirmi. Okay. C'è il quick time event, ma non ho capito. Cazzo! Ancora una taglia. Ok, io prendo tutto, eh. Si sa mai. Può sempre servire. Allora, creiamoci le medicine. Ok, io una la userei quasi quasi. Non so se ho fatto bene, però nel dubbio noi la usiamo. Allora, spingiamo questa macchina, speriamo che non suoni, speriamo che non suoni, speriamo che non suoni. Ok. Sono le mani inferno. Apposta, dannazione! Sistema. Ah, scusate. Non ne potevo più. Ok, coltello, andiamo. Non voglio aspettare troppi colpi, ragazzi. Ok, ho preso una roba. Sento... No, merda, altri furiosi! Ok, oh, oh, curati! Porca... Benja! Mi sono cagato addosso, raga. Ci sto per schiantare malissimo contro i zombie, è impossibile andare corpo a corpo, ok? Cioè, se sono più di uno. Qui c'è qualcosa, si può scassinare. Attenzione, l'ho visto subito. Potrebbe servirmi. Munizioni, pistole, fucile. Un altro nido. Ah, sì. Sento la puzza. Quante molotov ti restano? No.
Hai appena lanciato l'ultima. Hai qualcosa per farne altre? Sì, sì. Ok, facciamo sta monaco. Solo un secondo. Dovrebbe andare. Pronto? Merda. Arrivano! Stiamo arrivando a sinistra, muoio. Boh. Si è spento e poi ripreso fuoco il nido. Coraggio, salta su. Sì, certo, un secondo. Aspettate, voglio fare la medicina perché sono... Ok. Andiamo. Ho ripensato al discorso di prima riguardo al partire verso nord. Secondo me non ti farebbe male andare via da qui. Ti schiarirebbe le idee. Ascolta, domattina consegniamo le taglie e ci mettiamo in viaggio. Alla grande, fratello. Ora ti riconosco. Alla grande, fratello. Ragazzi, non so quanto resisterò su sto gioco. Lo porto avanti più che posso. Il circo dei furiosi. Sono ovunque. Ci iniziano ad essercene parecchie, eh. Ne conto già una ventina, una trentina. Quindi? Facciamo. Oddio. Si stanno a mangiare quelle gradi d'ora. Cazzo, servono più munizioni. Che vuoi fare? E so già che è una pessima idea. Tu vai. Ci passi in mezzo. Vedi di travolgerne quanti più possibile. Io, invece, da dietro scendo la collina e cerco l'officina. Marta. Dai, mi serve solo qualche minuto. Trovo il pezzo di ricambio, tu torni e scappiamo. Dopo che ho seccato qualche bastardo. Allora dimmelo, che vuoi morire. Te lo ripeto, non stanotte. Avanti, vengono i figli di puttana! Avanti, esatto! Sono qui i pezzi di strozzi! Il vecchio mi aspetta! Quello sarebbe mortissimo, raga. Forza! Sparite, piccoletti di merda! Aspetta, si allontanino un pochettino. Come ci si abbassa su questo gioco? Andiamo. Madonna, che si muove in maniera inquietante. Ma non mi hanno visto. Punta la testa un'altra volta, no, l'uovo. C'ho pochi colpi però. Posso creare una molotov di modo? Ah, scusate ragazzi se ci metto tanto, ma voglio cercare di fare cose. Ora ho visto come fa gli scambi di movimento, eh? Va lì. Forse mi ha visto? Madonna mia. Che mira di merda. Io non ho capito che cosa devo raggiungere comunque. Ok ragazzi, vi continuo un paio di minuti. Ok, prendiamo la roba. Scusate, eh.
Oh, cos'è questo? Oh, attenzione. Non mica ho lasciato il coltello, no. Ok. Me lo posso dare. Ok, qua mi sembra di aver preso tutto. Vediamo sotto se c'è qualcosa. Io direi di fare fuori questo nido. Porca puttana. Ammazzati tutti, no? Ok. Non devi evitare di lasciarci roba indietro che potrebbero... Aspettate, questo lo posso fare fuori con la pistola. Ok. Devo mirare meglio però. Ok ragazzuoli, direi di lasciarci qui, vi ringrazio per la visione e ci vediamo a un prossimissimo episodio.